Cinegiro 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Sono in compagnia di Angelo Semerano, founder e CEO di Gestim. Ciao e ciao Gerardo. Allora, un commento a caldo su questo pomeriggio ricco di, insomma, di speech e contenuti. Ricchissimo i contenuti come sempre, temi interessanti, bellissima platea che cresce ogni anno sempre di più. E rimane fino all'ultimo. Io oggi avevo il compito ingrato di chiudere l'evento con un po' di pepe, dai, appunto. E comunque devo dire, tutti sempre molto attenti e interessati. Nel tuo speech hai trattato come i dati influenzano le nostre scelte. Hai fatto tanti esempi, da Amazon a Netflix a Il Meteo, addirittura, che condiziona proprio il modo in cui ci vestiamo la mattina. Che impatto avrà tutto questo nel settore immobiliare? Allora, l'impatto non è che ci sarà, l'impatto c'è e c'è già stato, perché tutta una serie di dati transitano tutti i giorni in formato digitale, ma anche no, già tra gli agenti immobiliari, tra i loro operatori, all'interno delle agenzie. Ma il problema qual è? È che solo una piccola parte di queste informazioni, di questi dati, vengono inseriti poi all'interno dei sistemi informatici. Il gap a quel punto che cosa diventa? Il fatto di non poter accedere a modelli di marketing predittivo, ma anche di marketing automation, per agevolare sia da una parte il lavoro dell'agente immobiliare, ma anche per migliorare quella che è la customer experience dell'utente, che magari ha bisogno di stimoli che sempre più gli arrivano e che devono andare a colmare le sue esigenze, si devono cucire un po' addosso a quello che l'aspettativa del cliente. Grazie. Ricordiamo, Gestim è uno dei principali software gestionali per gli agenti immobiliari. Gestim.it è facilissimo e siamo lieti appunto di farvi vedere un po' quello che facciamo per tante grandi realtà in Italia. Tutti i principali brand, le migliori agenzie utilizzano i nostri servizi e siamo veramente orgogliosi di essere al loro fianco tutti i giorni, al fianco degli agenti immobiliari. Grazie mille, Angelo, alla prossima, ciao.